Firenze benvenuti a nome di Astroform. Nella presentazione del 45esimo rapporto Astroform abbiamo scelto una location splendida all'interno di Palazzo Vecchio, Salone dei 500. Abbiamo discusso con i nostri associati, con le istituzioni, con la stampa e con tutti gli attori protagonisti dell'ecosistema digitale di come guardare il mercato, ma soprattutto quali sono gli elementi che caratterizzano profondamente la trasformazione che il Paese deve affrontare. L'education, o meglio detta nel nostro caso cultura digitale, è un po' l'anello mancante che c'è tra lo status quo delle cose che ci sono, che avvengono nel nostro paese, e quello che la tecnologia può fare, quello che la tecnologia può metterci a disposizione. Quindi fare cultura digitale e elevare il paese verso una cultura digitale più diffusa è un catalizzatore fondamentale per innovare tutta l'Italia. Quest'area di progetto è iniziata circa un anno e mezzo fa, visto anche l'importanza che rivestiva l'argomento per le nostre aziende, specialmente per quelle piccole e medie imprese che sono del nostro settore, che si trovano con la difficoltà di avere in Italia una scarsa capitalizzazione e soprattutto un difficile accesso al credito sufficiente, mettiamo così. I trend di mercato a cui prestare particolare attenzione sono, credo, quelli associati all'evoluzione dell'economia digitale. Credo ci siano un paio di elementi chiave che sono l'evoluzione verso la digital enterprise, quindi trasformazioni di business. C'è in parallelo, credo, una profonda trasformazione di tipo efficienziale, dove il cloud abilita il replatforming, il cambio di modelli di ingaggio, liberando risorse dalla conduzione di attività più legacy per finanziare investimenti in trasformazione di nuove aree. Le tecnologie che ormai non sono neanche più di ultima generazione perché hanno qualche anno, diciamo, le nuove tecnologie, in particolare quelle legate al cloud computing, all'utilizzo estensivo di software sofisticati, stanno permettendo o permetterebbero dei risparmi estremamente importanti pur a fronte di miglioramento della qualità del servizio erogato, in particolare al cittadino, se parliamo di pubblica amministrazione, ma questo vale evidentemente anche per i clienti privati. Ma confrontarsi col mercato internazionale è una necessità per le aziende dell'ICT italiano, vista la decrescita del mercato consistente negli ultimi anni a due cifre. Le prospettive sono buone, il nostro gruppo già ha un fatturato di circa il 30% fatto all'estero, oggi prevalentemente nell'area del CRM. In sintesi, i dati Astroform fanno vedere un negativo, ma è l'aggregato. Andando all'interno si vedono delle aree che crescono, come il cloud, come il mobile, come il big data, ed è su queste che noi dobbiamo investire per incrementare il nostro mercato e riuscire a crescere come sistema paese.